oggi si riprende con la Nuzlocke Challenge su Pokémon Platino. E ce l'ho fatta a dirlo dopo 18 episodi di distanza. Controllare un attimo una cosa. Della serie borsa. Io ho una mappa città, giusto? Ok, volevo vedere. 212. Ok, questo è tutto il percorso 212, come vedete, quindi visto che l'ultima volta ci è scappato quel Pundor, non possiamo più catturare assolutamente niente qui su questo percorso. Però possiamo sfidare gli allenatori e è quello che in realtà vorrei fare. Anzi, I see you è quasi al ok, direi mi servono quanti punti di esperienza? 2572 punti esperienza. Ok, direi di affrontare un po' di allenatori, magari per la strada. Ho trovato Kanto. Ok, questa mossa è utile. Ok, non funziona quasi mai, ma se funziona è veramente utile. Alcuni Pokémon diventano più forti quando piove. Effettivamente hai ragione, ci sono diverse abilità, tipo moto velox, cose di questo tipo. Ok. Ok. Questo è un dannato problema. Però una mossa di tipo acciaio, non ci posso credere. Vediamo quanto gli fa. Oh mio Dio! Questo è il giorno più bello della mia vita. I see you, tu sei l'idolo della dannatissima Nuzlocke. Cioè, what? Anche Starmie va benissimo. What? Ma vi giro. Due appunti. Ma è così strano. Ok, facciamo scintilla. Ok, continua a piovere. E tra parentesi, visto che pioveva, non si tipo letto. No, ho ripreso. Oddio. Ok, ci vorrà un pochino. Niente che non si possa affrontare. Ok, siamo al 30 e 127. Fantastico, ragazzi. Allora, Flygon, sì, sapevo usare il volo, perfetto. Direi di tornarcene presso il Monte Corona, cioè verso Mineropoli. Lo facciamo salire di un livello. E siamo a posto, abbiamo Magneson, che è veramente una buona scelta. Ok. Ok. Uno a caso, va bene chiunque. Beautifly. Ok, volante con le otto se non sbaglio, quindi perfetto per una mossa di tipo elettro da parte di IC. Quindi là direi che può bastare. Super efficace, perfetto. Quanto riceviamo? 436. Più di quanto necessitavo. Eh sì, io sono il livello 31. E ci siamo, ragazzi! I see you, si sta evolvendo. Penso che questa sia... No, in realtà c'è stata anche quella di solo. Effettivamente, di evoluzione. Questa, ragazzi, è la seconda evoluzione della Nuzlocke. Ed ecco qua Magneson. Ok. Perfetto. Dovrei avere una buona difesa e una difesa speciale. Ok, ok. Vediamo un po' le sue statistiche, magari le sue abilità. 88 PS, pensavo che ne avesse un po' di più, ma evidentemente... mi sbagliavo. Impedisce la fuga al Pokémon tipo acciaio. Magnetismo. Sì, non è che mi... attacco speciale 92, mamma mia. Tantissimo attacco speciale, tantissima difesa e difesa speciale. Velocità non è molto, ma... poco importa. In realtà sarei molto tentato di allenare solo, ragazzi. Perché ne ho uno al 35. Ah, il 212 era questo. Anche tu mi sfidi solo di notte. Tu pure. Loro due mi sfidavano in coppia. Paciame. La cosa che c'è per certo è che devo far arrivare i miei qua con... ok, 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 abbiamo un vantaggio con lento inizio. Abbiamo un vantaggio con lento inizio che non possiamo sprecare. Il problema è il suddetto. Regigigas, che statistiche ha? Ha più... sicuramente ha tanto attacco.
ma come se la cava in difesa e difesa speciale? È bilanciato a merda, è bilanciato a schifo. Quindi sfruttiamo lento inizio con Dragovski? Sì, direi di sì. Questa ragazzi è un colpo basso. Questo è decisamente un colpo basso. Paralizzarlo. Spero non usi vendetta, ti prego. Stordi raggio, fantastico. Sto pensando, ragazzi, chi dei nostri Pokémon potrebbe sopravvivere bene a delle mosse tipo lotta? Già sono tutte efficaci, purtroppo. Guardatelo come fa vendetta, infamissimo. Era il momento perfetto per fare idropompa, l'abbiamo sprecato. Oh, fantastico. Ah, è paralizzato, non può agire perlomeno. Please. Please. Rimani paralizzato. Ok, previgenza ancora. Ok ragazzi, sto pensando a cosa fare. Devo vedere cos'è che fa di più. Fa di più extra rapido, fa di più finta. Per me è extra rapido. Extra rapido fa 80, giusto? 80 e finta fa 60. Decisamente fa di più extra rapido. Potremmo provare anche con volo. Ma no, almeno di extra rapido. Stai scherzando? Stai dannatamente scherzando? Una ricarica tot così a caso? Di nuovo stordiraggio, fantastico. Ok, tua onda va. Ed è quanto basta, direi. È di tipo lotta. Paralizzato non può agire, ok. Bruciapelo, entro in questo turno quindi posso farlo, ok. Tentenna, spacca roccia. Ok, la difesa diminuisce, questo è molto buono. E paralizzato non può agire, fantastico. Potremmo usare cometa pugno. Proviamo con cometa pugno. La difesa è più bassa. Oddio, non gli tolgo niente. Io dovrei potenziare le mosse di tipo pugno. Sto a diretta, fantastico. Sarà dipeso tutto da questo ora. Vai solo, crediamo in te. No, si è colpito da solo. Oddio, pure vendetta. Lo voglio guardare. Sono vivo. Oddio, sono vivo. Proviamo con Flygon. Un extra rapido risolve la questione, ok? Un solo extra rapido. Vendetta, ma non ti ho colpito. Però fai comunque un male boia. Dai che chiudiamo i giochi con extra rapido. Dai che li chiudiamo così. Finalmente! Finalmente! Durata un'eternità. Solo, Dragovski, ma... ne ho usati un paio. Ok, ero solo curioso di andare a vedere cosa ci fosse in questa sfera qua. Ragazzi, questa è la mossa di Deoxys. È la mossa di Deoxys. Giuro, è la mossa... Il uso colpisce il nemico con grande forza, ma il contraccolpo riduce molto il suo attacco speciale. È la mossa di Deoxys. Potenza 140... Ovvio! Oh, oh, oh. Ok, questa la risolviamo per un momento speciale, ok? Se non sbaglio, questa villa aveva un giardino sul retro. Esatto, che è il giardino trofeo. Ok, qui possiamo catturare un nuovo Pokémon. Però non metterei solo per primo, metterei Dragovski.
Anzi, sì, a tua onda. Vediamo cosa ci capita. Beldum, molto carino, ma c'è io psico. Sì, sì, potrebbe decisamente andare. Potrebbe decisamente andare bene. Ops, salvato. Non è la mia intenzione. E no. Assolutamente no. Addio, Beldum. Ti sei suicidato con onore. Ok, vediamo un po' cosa hanno di bello. Due scrittori, Barboc e Latias. Molto interessante, cosa facciamo per abbattere Latias? Volo finta extra rapido. È finta, in teoria è psico lui, no? Spero di sì. Andiamo con un bruciapelo, la facciamo tentennare. Latias tentenna, wow, è così veloce quell'uomo. Madonna. Quel Pokémon. Ok, Dragospiro, aia. Aia, aia, oh, wow, 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 wow. Ha fallito pure. Ah. Latias fa tanto male. Allora, facciamo una cosa così, facciamo un iper. Facciamo un iper, sì. Facciamo un iper. E spero che stavolta... Ok. Ma no! No! Quanta sfiga devi avere! Forse va giù, dai, dai! Ti prego! Non ci credo! Colpi su 25! Ok! Almeno va per primo. Non l'avevo mai vista, tra parentesi. Sapevo che esistesse, ma non sapevo che potessi imparare. Ma è già capitato quest'uomo! Potrei andare di Dragovski ignorante. Proprio dire di Drago go 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 go. Anzi, sta piovendo. Idrondata go go go. Non è in grado a causa di niente inizio. Ok, proviamoci. Fallisce. Non proviamoci più. Come non è? Proviamo con spaccaroccia. No, no, la verità è che non ho un mosso di tipo lotta decente. Ok, difesa va giù. Storm di raggio ancora, fantastico. Ok, ti prego, usa storm di raggio, usa qualcosa. Quasi! No, non detto! Non posso guardare. Ti pareva. Ah, perché? Perché la Nuzlocke è così ingiusta? Spiegatemelo. Ok, stavolta ho sbagliato io, lo ammetto, ho sbagliato io. Ma potevo, avrei potuto farcela! Solo. Eri come un fratello per me. Ma alla fine si sa che Gio vince sempre, in questo caso Regigigas. Dovevi farti degli amici, l'ho sempre detto io. Ah, ragazzi, sono andato a vedermi un paio di youtuber per questa zona particolare, ok? E come l'affrontano loro? L'affrontano in questo modo. Vedete che è divisa in aree, ok? E area 3, ok? È divisa in tre aree principali. Una è quella in fondo, una è questa qua, o a sinistra o a destra, e una è quella in cima, ok? Molti youtuber cosa fanno? Decidono di catturare tre Pokémon, ok? Divisi per aree.
perché tecnicamente sono aree vere e proprie di gioco queste, ok? Quindi non mi uccidete, vi prego. Io adesso sceglierò un lato e dopo andremo diminuendo, cioè sceglierò o sinistra o destra e dopo andremo, continueremo in questo modo. Nel senso, scenderemo e sceglierò ancora o destra o sinistra e poi l'ultima area, che è solo la quinta. Perfetto, spero di essere stato chiaro. Ok, primo Pokémon. Ho scelto destra, eh? Tropius. Tropius non lo potevamo trovare, mi sbaglio io? Proviamo a usare una Safari Ball. Interpretaci, non mi ricordo come funzionasse il gioco. Ok, ma sono troppo bravo evidentemente, perché ho preso un Tropius al 30 con una Pokéball. Ok, ok, non male, non male. Ok, erba volante. Banana. Forza, prossimo Pokémon. Bibarel. Ok, dopo Bibarel mi viene il dubbio che... forse non si sia randomizzata questa zona? Ma sono troppo bravo io, cioè nel senso... Ok. Questo è il ritorno di Beastek. Direi che il nome è fantastico. Bellissimo. Oh, oddio. Perché non l'avevo fatto la prima volta? Direi 6 adesso, ok. Ok, invece catturiamo un Pokémon. Donphan! Ok, no, no, è randomizzata questa zona invece. Quindi potevo uscirmi Jesus, ma in realtà niente. Ok. Donphan, non mi dispiacciono. Allora, a parte Beastek. Allora, elefante e le coche, capito? Capi. È bruttissimo, sì. Potremmo provare a partire con Dragowski. Tu da dove arrivi? Ah, tra l'altro, fatemi salvare, che non l'ho ancora fatto. Ok. Whoops! Guarda, lo faccio posto a scontrarmi con te ogni volta che ti vedo. Come va, Giovi? Lucidi la tua scaricatura, metterò la prova. Cosa? Di solito lo fai dopo, non sono psicologicamente pronto a tutto ciò. A che livelli ce li hai? Ivisau. 34. Ok. Prima che tu usi sonnifero, paralizzante, mega subiente, quello che vuoi, tu vieni paralizzato. Questa è una legge fisica. Crescita, molto interessante. Aumenta attacco speciale, ok. Ira di drago a gogo. Secondo me ce ne vogliono 3. Sì, è paralizzato, non può agire, questo mi sta molto simpatico. Facciamo un tornado. Sdoppiatore, ok. È un attacco però. Non è attacco speciale. Fa un cifro però, è un brutto colpo, ok. Ok. Ah, contro il nostro Marip di fiducia. Anzi, non è più un Marip. Gible. Sto pensando molto intensamente di usare Ice. Potrei usare anche Flygon però. No, uso Ice. Spero non abbia mosse di tipo terra, in realtà l'unica cosa è quella. Dovrebbe avere forse Sabbiotomba, l'unica che conosce. Al 32. Bomba niente. Ok, conosce Fossa, come non detto. Quella non me lo ricordavo. Ma noi mettiamo Flygon. Perfetto, rimettiamo ICU. Perché lui come minimo mi usa un'ira di drago a tradimento. No, Dragartini, vedete? Invece così non fai assolutamente niente. Vai di bomba niente. È incredibile pensare che comunque io sia più veloce di un Gible. E l'ho ucciso, strano, non so perché, però bene.
Miltank. No, come lo contrasto questo uomo? Beh, io lascio il campo ai ciglio. Ma neanche vado lo paralizzo. Livello 32, ok. Corpo scontro. Ok, non è molto efficace, non mi ha paralizzato. Strano. Se lo paralizzassi io però... non gli tolgo niente. Forse perché scintilla è fisica. Dovrei provare con bomba niente. Ok, brutto colpo e paralizzato. Allora, scintilla mi sa che è fisica. Fatemi controllare. Infatti è fisica. Perché bomba niente è fisica anche questa? Non ha senso. Vabbè che ti tiro addosso dai bagnetti. Ok. E gli funziona. Non paralizzarti. Brutto colpo, non è molto efficace. Basta che non ti paralizzi, dopo va tutto bene. Io sono H, boh. Non vedo perché devo morirci, cioè. Abbiamo già fatto avuto abbastanza perdite. Ovviamente. Ma se ci rimanessi paralizzato magari no? Dai! Ok. Ce l'abbiamo fatta. Miltank è esausto. 1371 punti esperienza. Molto buono. Ok. Ampharos. Tutti quelli... lo aspettavate tutti, dite la verità, eh? Ok. Elvis... al 36. Sì, anche tu non sei male. Ricordiamoci che comunque ci può paralizzare, eh? Alla prima! Cotton Spora che fa? La velocità cala a picco. Sottocarica, cosa fa? Allora, io mi ricordavo che aumentasse l'attacco speciale, ma in realtà lui dice che aumenta la difesa speciale. È davvero emozionante questa battaglia, vero? Tra io che sono paralizzato e lui che continua a fare sempre la stessa mossa. Grazie. Ok. magari saliamo 100 precisi di pacca. Ok, sì, hai perso, te lo dico proprio così. Lei mi dà qualcosa. Omar il distruttore, ma è stato poco in tipo acqua. Sì, e ci crediamo come al solito. Quasi 37. Oh, cambiamo stile. Questa è una lotta molto interessante. Ma penso che rimarrò su Dragonski. Il primo del trio che troviamo. Non era ancora capitato un trio. Uno di questo trio. Wow, chi lo sapeva che Molter sapesse usare la resistenza? Aspetta, avevo idrondata. Perché non ho usato idrondata? Vabbè, lo usiamo adesso, tranquillo. Ok, magari lo shottiamo anche, magari. Proprio così, brutto colpo, ma è giù comunque, quindi non importa. 1348, ok, siamo anche noi a 100 punti esperienza. Tiamo davanti, no, allagato perché ho salvato, tranquilli. Chi mettiamo davanti? Subito Dragonski? Direi di sì, scelta ovvia. Salve, raramente, vabbè, non l'ho letto, va bene, sono Omar il distruttore. Proprio come vi ho detto nello scorso episodio, l'ha chiamato, sua mamma l'ha chiamato Omar e di cognome il distruttore, ok? Ok, che in realtà si chiama Marcellus. Marcellus. Non è male Marcellus. Ah! Lantern. Che strana coincidenza, è veramente acqua. È acqua elettro. Terrei tutto sommato Dragonski. Vediamo quando fa ira di drago. Partire con una bella ira di drago direi che ti mette di buon umore di mattina.
Quanti PS ha quest'uomo? Davvero troppi. Il problema è che non posso usare mosse di tipo eletto perché mi assorbirebbe il mito. Se non sbaglio, parafulmine o qualcosa di questo tipo Lantern. Intro energia sicura. Vuoi tentennare, però quello non l'ho contato. Se tentenni mi fai un favore. Non tentennare. Grazie. Riusciamo ad andare avanti. Oppip. Ma io Oppip l'ho già incontrato. Sì, l'ho già incontrato in questa palestra, tra parentesi. Intendevo quello, non fraintendevo. Ok, al 34 non penso che sia il suo più forte. Ah, volevi scappare, infame. Forse dovresti essere alba volante, giusto? Quindi è comunque super efficace. Esatto. Ok. Vediamo un po' chi è l'ultimo. Shroomish. Beh, io tengo... Francamente non vedo perché cambiare. Al 37. Io direi che me ne vado. Tra l'altro, volevo usare affanno seme e infuria seme. Crescita, ok. Qui il gioco si fa interessante. Esatto! Della serie che è uno Shroomish in campo. Ma volevo usare affanno seme, infatti. Vediamo, volo, perfetto. Mi ricordo che avevo fatto fuori così Gary, la sua forza di volo. Sì. E con uno Starly. No, con Staravia. Va bene. Dammi un MT utile, ti prego. Beh, a parte che ho trovato Psicoslancio, cioè. La medaglia a Quitrino. Ok. D55, cosa mi dai livello? Gelosche... Nah. Acqua di sale era molto più utile sotto questo punto di vista. E Omar scappa. E anche Elvis scappa. E Giovi come al solito viene lasciato da solo. O da sola. Questa è una domanda a cui non avremo mai risposto. Comunque ragazzi, per oggi mi fermo qua. 1:28 di registrazione. Non male. Non ho combinato, tra virgolette, niente. Perché non ho fatto tutti gli obiettivi che mi ero proposto di fare. Ma a parte solo, è stato un ottimo Nuzlocke. Quindi se avete piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E mentre io salvo, perché ci impiegherà degli anni, noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi, bella ragazzi. E ho spuccato un po'. Ma ragazzi, come me ne esco?